Questo è un nuovo video. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. In questo video sono da solo purtroppo perché non ho al momento persone con cui giocare. Oggi starò un po' in miniera in questa zona qua a cercare qualche diamantino. Questo è l'episodio 6 credo, no, non lo so. In quella zona no, mi ispira troppo, cioè qua c'è per forza almeno 2-3 diamanti. Qua ci sono ragazzi, vedete. Bisogna cercarli. Dai tanti blocchi. Ecco. Vicino a ste pozze di lava qua un diamantino c'è sempre. O almeno spero, perché di solito sono infricchiati nella lava come delle pussy. No, raga, vabbè. Aspettate. Oh! Ah! Io vi ho detto di aspettare. Ah, no! Madoscara. Speravo di prendere un po' d'acqua, ma nada de nada. Provo a salire un po', facciamo un altro giro. No, qua intendo. Questa è una caverna che aveva esplorato Cree, però cioè non aveva mai nella vita esplorato tutto, quindi adesso io andrò a cercarle tutto. Ragazzi, però mi sa che non trovo tutto. Vabbè, ci rinuncio. Oddio! Sono arrivato da qua. Ma vaffanculo, guarda. Ma proprio con un grandissimo amore. Do. Sì, raga, è qualcosa di indescrivibile. Non ho io mortale. Dai. Finalmente. Oh, io ragazzi ho una capacità avanzata di perdermi in qualsiasi caverna, veramente è vergognoso. Beh,
Ma dai, mi sto divertendo a scendere. Io però facendo mente locale devo veramente capire da dove sono arrivato. E sono arrivato da lì. Mannaggia. Che bello, mi sto proprio divertendo. Luce. Madò, ho visto che non avevo blocchi, cioè mi si era tipo buggata la testa. Ho detto, oh no, qua mi sarei abbastanza arrabbiato. Comunque guardate, alla fine l'ho rinominato. Vedete, io ero entrato da qua. Il mio obiettivo è trovare della sandstone, ragazzi. Scusatemi, mia mamma, niente di che. Ma raga. Scusatemi per il silenzio, ma raga, non so che cavolo. Vedo particelle di sabbia, forse. Non so se è luce o sabbia. Ah,
questo è un episodio abbastanza noioso perché vado un po' in giro e non c'è nessuno con cui posso chiacchierare perché ho chiamato 5-6 persone. Ma raga, non risponde nessuno, sono tutti gay, cioè che dire. Ovviamente scherza. Oh, villaggio! Io sono felice di trovarli perché mi serve veramente qualche nuovo materiale, perché la zona in cui sono, per carità, è bellissima, ma c'è solo giustamente la pietra, perché vabbè, è una montagna, cos'è che ci vuoi trovare? Il problema poi sarà tornare a casa, che io so a memoria dove c'è. Però il problema è che è una lunga strada, perché io prima di fare il video ho percorso tanto tanto tempo, cioè un bel 10 minuti. L'erba, sapete, io ho aperto un negozietto dove vendo il cibo, quindi le rape mi potrebbero servire. Per chi non c'era in live vi riassumo, ho aperto un negozietto dove vendo il cibo e beh, le rape mi servono, ecco. Vabbè, buono. La madò. Per un momento non c'era dentro niente, infatti stavo chiudendo. Allora, oh, un libro, ecco. Era quello che cercavo, perché mi servono per gli incantesimi, poi. Beh, raga, è una cosa lunga, dai. Ecco. Anche questo sono stra felice di trovarlo. Il fieno, perché io, dato che ho anche aperto, cioè, ho, diciamo, aperto una panetteria, se la possiamo chiamare così. In poche parole, io vendo il pane. Allora, 10 pezzi di pane per 5 di ferro. E se invece vuoi 25 pezzi di pane, che comunque non è poco, è un diamante. Che comunque i diamanti se ne trovano a volontà. Perché questo è un server aperto a tutti. Cioè, non ci potete giocare quando non ci sono io, perché non è Realms. Solo che il punto è che. Hai la casa di prima, vero? Sì. Il punto è che però quando io ci gioco, se fate i bravi, potete tranquillamente entrare e fate la vostra casetta. Allora, le case non sono ancora consentite perché siamo cioè, generalmente siamo ancora troppo poveri per le case, siamo messi male. Però se entra ancora un po' di gente, così a fare le case sicuramente ci arriviamo. Beh, comunque ragazzi, adesso torno a casa così vi faccio vedere quanto ero lontano e poi chiudo anche il video. Comunque ho poco ferro in questo momento perché prima nell'ultimo spezzone di live, che poi l'ho chiusa perché non riuscivo più a registrare, cioè ero morto e poi soprattutto non c'avevo niente da fare. Nell'ultimo spezzone di live ho creato l'incudine, quindi neanche a dire che cheat, anzi aspetta che come sempre, come aia, per i più dubbiosi faccio vedere che non hai cheat. Attivi. Pu, 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 pu. Allora, vedete? Aia, ok. No, raga, mi si è glitchato tutto. Ma porca di quella miseria che se vedi che faccio cattiva, disattivare tutto free. Aspettate. Scusate, ragazzi, mi ha dato un audio importante a un mio amico perché in questi giorni lui si prenderà Minecraft. Cioè, in verità, allora, è un casino. Lui ce l'ha già su Nintendo Switch, solo che non ha il Nintendo Switch Online, che è la cosa per giocarci insieme a me.
Ok, poi, ma io comunque gioco da play, però servirebbe Nintendo Switch Online. Poi, allora, ce l'ha sul telefono anche, ok? Si è fatto l'account Microsoft sotto mio aiuto, perché lui gioca da poco, e però anche con l'account Microsoft da telefono lui non ci riesce a giocare perché è scomodo. Quindi, fortunatamente, in questi giorni si compra un PC e se lo compra, e si comprerà anche Minecraft, quindi molto probabilmente vi porterò un video. Con lui su Minecraft e sicuramente lo inviterò nel mondo. Credo che mi ingegnerò in qualche modo per farlo sentire. Credo che lo farò sentire dalla chiamata. Si sentirà non benissimo. Comunque, ragazzi, qua c'è una città. Come si chiama? Città, tipo, è la città fantasma, il villaggio fantasma. Di solito, allora, se non l'ha già lootato Cree, spero, così lo looto io. Comunque, di solito c'è roba, c'è. Non ci sono due spicciate, ecco. Sperando che non l'ha già lootato. Se l'ha già lootato, che lì vuol dire che ci sono le porte tutte aperte. Qua c'è una porta aperta, però non l'ho idea. Letto blu, bello questo. Lo tengo. Mi sa che l'ha già lootato. Ma che lì. Cioè, l'ha lootato, ma male l'ha lootato. È scemo. Cioè, non prende le cose più importanti. Ma signor Cree. Comunque, diciamo, dico per scherzare, raga. Un pazzo! Cioè le cose importanti non ha preso. L'ha già lootato, però controlliamo. Anche qua! Il campfire non l'ha preso! Ma è matto! Ma oddio, è vero che per il campfire serve il touch! Sono un p. GG per me. Questo non l'ha lootato ancora a quanto pare. Un altro letto blu, sti cazzi. Ma però ha lootato il sopra. Ma ok, ha già lootato. Decisamente. Ok. Adesso provo a tornare at home. Insieme ai miei flowers. Non so quanto sia durato sto video. Cioè, non ho la connessione del tempo in questo momento. Credo che o è durato tipo una cosa come 40-50 minuti, o è durato veramente poco. Però credo più nella prima, perché ho minato un casino, sono andato in cerca di cose, poi vabbè. Credo che sia durato almeno 40 minuti sto video, ipotizzando. Sicuramente non è durato meno di 23 minuti, questo proprio ne sono sicuro, sicuro. Sempre io che vedrò 22 minuti e 59. Giuro non sembrerebbe. Però più o meno, aspettate, faccio un calcolo. Se più o meno sto video, ecco, più o meno sto video credo che sia durato 30 minuti, 29 o 30 minuti, non lo so. Comunque sono quasi arrivato a casa perché quando ho iniziato a viaggiare le avevo prese e ne avevo piantata una qua. È appena ricresciuta. Ragazzi, chi se ne frega. Comunque buona parte della mappa è tutta esplorata. Me ne manca poca, ma le uniche parti che non ho esplorato le ho già esplorate qui. Quindi non mi servirebbe più di tanto. Oddio, mi sembrava di aver visto una casa e ho detto, oddio, un altro villaggio. Beh, niente. Oh, inizio a essere nella mappa, vuol dire che sono vicino. Cioè vicino, in verità, mi manca qualche blocco, però sono abbastanza vicino. Ecco, vedo le montagne, sono vicino. Comunque, vedete, cioè, tipo, adesso qua, dritto a me, vedete, nella mappa, no? C'è una curva. Ecco, più o meno nella punta della curva è casa nostra. Cioè, il nostro, più che altro il nostro villaggio. È in quella zona lì. Ecco, è per questo che lo riconosco. Ecco, vedete, ecco, come vi dicevo, è nella curva. Vedete, lì c'è il coso, guardate dove siamo. Io mi ricordo quando un giorno aveva rotto solo il tetto, ok, cioè c'era prova i video, aveva rotto solo il tetto perché lui ha detto che aveva capito così. Secondo me c'è un po' di loschicità. Comunque, dico una cosa, so, per carità. Quello che è venuto prima in live, cioè quello che ha giocato insieme a me in live, ha avuto una bella idea per metà, ok? Perché guardate qua,
Mo' crescono all'infinito. Ok, ha avuto una bella idea per metà. Quindi mi dispiace se stai guardando sto video, ma zio, no, non possono crescere così tanto. Cioè, mi dispiace, veramente, però. Vabbè, prendo tutti i resti. Beh, non è che era sì questa cosa. Ecco, almeno io qua sono stato intelligente, guardate, l'ho fatto chiuso così. Ora non cresce più, cioè non può più crescere perché qua c'è la slab. Comunque guardate, è ancora qua l'axolotl. Che carino! Ragazzi, adoro l'axolotl. Poi c'è quello che li chiama gli axol, tipo, no. Axotol. Non so neanche come li chiamano, li chiamano in modo così strano. Boh. Comunque in teoria questa funziona che tu. Cioè lei in teoria dovrebbe sgocciolare, ok? Prima ha sgocciolato, solo che ci avevo messo sopra questo perché sono stupido. Lei se poi sgocciola quella roba lì. Poi ci ho messo sopra sotto il calderone perché poi diventa figo. Comunque guardate adesso. No, sono stupido, è vero, serve l'incanting table, vabbè. Comunque, ragazzi, questo era l'episodio 6, credo, non mi ricordo. 5-6, per chi non c'era in live, faccio vedere le modifiche che ho fatto e poi chiudo. Allora, qua prima c'era l'axolotl, l'ho tolto da qua perché mi faceva pena, ok, veramente molto. Ho costruito una... un'incudine. Poi... Qua niente più di altro. Però prima era entrata qua. Però giustamente ho notato una cosa. Ho fatto una regola, ecco. Dato che questo posto comunque è importante, cioè è stata la prima build ideata più o meno. Uno per entrarci deve pagare dei materiali, ok? Quindi mi deve dare dei materiali. E ci sta in base a quanti materiali mi ha pagato. Però uno, un conto è se ci puoi entrare ovviamente quando vuole. Questo è su un sub, ok, per dire un iscritto che entra a caso, no, lui deve dare cose in contributo. E quindi ho fatto questa modifica qua, che se no frega i diamanti e robe. Poi qua, come dicevo, ho spostato l'axolotl e l'ho messo qua, in questo posticino qua, ho messo un po' di terra, così lui quando esce, così, molto carino. Qua il suo posticino, qua gli ho fatto anche una cuccia carina carina, dove lui si è già posizionato, aspettate. Vedo che gli sta piacendo. Con la mia bacchetta suprema del faraone. E lì puoi stare. No, non ti sminchiare, no, ho fatto un errore. Ok, e lui con lui ho fatto anche la tana lì. E niente, poi. Come vedevo prima. Qua c'era prima una casa, no, basta. Ho costruito una torre, molto semplice, tanto avevo tanta pietra, che poi è un posto dove dormo, dove può dormire la gente. Porca c'è miseria. E poi l'unica altra modifica che ho fatto, principale, è questa qua, che questo è il negozio, ok, proprio le bancarelle dove dicevo prima. Aspettate che faccio una cosa nel frattempo. Niente. E così adesso io qua ho messo ho creato momentaneamente questa zona qua, così che è l'entrata, e qua non c'è niente. Poi qua iniziano le bancarelle. Allora, come dicevo, qua ho messo la mia bancarella, che è la prima, tra l'altro, importante ovviamente. Come vedete io ho un po' di pane, generalmente poco pane. E quindi ho fatto 10 pezzi di pane, che comunque il pane cura abbastanza se ti fai male, perché io vi ho già detto, quando inizieremo a farci l'armatura in diamante, toglieremo pacifica e mettiamo in modifica normale. Quindi inizio a farmi tanto loot per il cibo. Quindi 10 pezzi di pane, ok, sono 4-5 di ferro, un po' così, che è poco. Il ferro, cioè, si trova, quando trovi un pezzettino di ferro ne trovi 12-13, quindi vabbè, il ferro non è raro.
E se vuoi 20, qua devo modificare, 25 pezzi di pane è un diamante, che un diamante è raro, ok? Che quando ne trovi uno ne trovi almeno due, però in verità. Però per 25 pezzi di pane. Qua poi, qua continuerò, perché poi ho smesso perché per vari motivi. Qua invece c'è un'altra bancarella un po' più stretta, come potete vedere bene, c'è un'altra bancarella. Molto carina, apposta per chi vuole entrare. Io ho fatto sta cosa del così del banco così, e poi questo è un arredamento giusto per cagate, cioè ci puoi droppare i blocchi, vabbè, una cavolata. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche se onestamente ne dubito molto perché non è chissà quale video. Comunque io spero che vi sia piaciuto, vi saluto, vi dico like, iscrizione e niente. Ci becchiamo in un prossimo video. Bella!